Ciao! Nel precedente video abbiamo visto una semplice messa in tavola di alcune viste del nostro modello e l'esportazione in PDF di un documento stampabile. Ora vedremo l'esportazione del solido e come renderizzare facilmente con l'ausilio di software open source. Portiamoci in Part Studio e assegniamo lo stesso colore agli oggetti che vogliamo abbiano lo stesso materiale. Questo ci velocizzerà il processo di selezione nel software di rendering. Abbiamo tre colori, rosso, bianco e nero. Siamo quindi pronti per l'esportazione. Facciamo clic destro nella scheda Assembly 1 e scegliamo Export. Diamo un nome al file e scegliamo un formato tra quelli disponibili. Il software di rendering ne supporta parecchi. Io consiglio Collada, ma potremmo optare per OBJ o STL. Il formato STEP è supportato con un add-ons a pagamento. Scegliamo quindi Collada e nel campo Option clicchiamo su Download. Dall'App Store di Onshape troviamo dei software a pagamento per il rendering online e offline. Se non siete intenzionati ad usare tali strumenti, potete affidarvi alla mia proposta. Ho preparato una versione customizzata di Blender, pensata apposta per chi non intende cimentarsi nello studio della fisica dei materiali e motori di rendering e cerca qualcosa di preconfigurato per ottenere in pochi passaggi un rendering di buona qualità e senza spese. Nella descrizione di questo video trovate i link per scaricare il software scegliendolo secondo il proprio sistema operativo, Windows, macOS e Linux. Giunti alla pagina di Gumroad, è possibile donare una piccola cifra oppure impostare a zero e cliccare su Lo voglio. Inserire la propria email per ottenere il link. Scaricato il file, lo dovrete decomprimere e spostare la cartella Blender for Render che trovate all'interno in una posizione a piacimento. Ora dobbiamo posizionare il file di configurazione nella directory dell'utente. La procedura varia secondo il proprio sistema operativo. Seguire le istruzioni presenti nel file readme.nome.sistemaoperativo.txt. In questo video vediamo solamente i passaggi relativi a Windows 10. Copiare la cartella Blender Foundation in User Profile, App Data, Rooming. Se la cartella esiste già, copiare solamente la cartella 2.93 presente in Blender for Render, Blender Foundation, Blender, in User Profile, App Data, Rooming, Blender Foundation, Blender. Essendo una versione portable, non serve installarlo, ma solamente avviarlo. Facciamo quindi clic sul file Blender for Render e chiudiamo la splash screen facendo clic su un punto qualsiasi per chiudere la finestra. Questo software è basato sulla versione alfa di Blender, in questo momento la 2.93. Blender viene sviluppato molto intensamente, quindi a breve sarà obsoleta. Per il nostro scopo non è un problema. È possibile che in futuro troviate il link in descrizione una versione aggiornata rispetto a quella proposta nel video. La prima operazione che dobbiamo eseguire è quella di configurare i percorsi corretti. Portiamoci quindi su Edit, Preferences, File Path e nella scheda Asset Libraries, nel campo Name, Assets, facciamo clic sull'icona della cartella e portiamoci nella directory dove abbiamo posizionato il file Blender for Render e scegliamo dal suo interno Assets. Ripetiamo l'operazione con Assets Plane e scegliamo Plane. Assets Likes, scegliendo Likes.
Material Metal, scegliendo Metal. E Material Paint con Paint. Premiamo su Save and Load, quindi su Save Preferences. La configurazione dei percorsi appena analizzata va effettuata allo stesso modo in Windows, macOS e GNU Linux. Se in Onshape avete scelto SolidWorks come impostazione per il mouse, non dovreste avere difficoltà per muovervi nell'area grafica di Blender. Ruotando la rotella del mouse potete zoomare. Con il tasto centrale premuto e trascinato si ottiene una rotazione. Tasto centrale e Shift si ottiene un panning. Con i tasti del tastierino numerico 1, 3, 7 e 9 si ottengono rispettivamente le viste front, right, top e bottom. Con 2, 4, 6 e 8 si può ruotare la vista. Premendo 5 si passa dalla vista prospettica a quella ortografica. Il tasto 0 consente di entrare nella vista camera. Se ripremuto si esce. Nei portatili in cui non è presente il tastierino numerico è necessario emularlo abilitando la funzione da Edit Preferences, Input, Emulate Numpad. Importiamo il file della lampada da tavolo. Premiamo File, Import, Collada e selezioniamo TableLamp.dae. Notiamo che oltre alle geometrie che abbiamo esportato da Onshape è presente un oggetto a forma di croce di colore arancio. Si chiama Empty. È il riferimento al quale sono vincolati tutti gli oggetti. Quando vogliamo apportare delle modifiche, lo dobbiamo selezionare. Facciamo qualche prova. Facciamo clic sinistro in un punto qualsiasi. L'empty non è più selezionata. Clicchiamoci sopra e usiamo gli strumenti che troviamo nella barra di sinistra per le principali attività, come lo spostamento, con CTRL Z annulliamo le modifiche, la rotazione, la scala. Lo strumento Transform li ingloba tutti insieme. Terminate le modifiche, facciamo clic sullo strumento Select Box. Da File clicchiamo su Save, oppure premiamo CTRL S e scegliamo un nome e una directory di salvataggio. Per rendere la cosa il più semplice possibile, ho preparato una serie di materiali, dei piani per la scena e dei set di luci. Dal menu scegliamo Material Paint, quindi Shading. Trasciniamo un materiale sulla lampada. Per applicarlo a tutti gli oggetti rossi facciamo clic su uno. Dal menu Select, Select Linked, Material o più semplicemente con Shift più L e scegliendo Material. Noteremo che abbiamo selezionato tutti gli oggetti. Per applicare a tutti gli oggetti selezionati il materiale della lampada, premiamo Shift e facciamo clic sinistro sulla lampada. Ora tutti gli oggetti sono selezionati, ma l'oggetto attivo è la lampada perché è selezionato per ultimo e visualizzato con un contorno arancione, mentre gli altri hanno un contorno rosso. Premiamo CTRL L e scegliamo Link Materials. Premiamo H per oscurare tutti gli oggetti selezionati. Trasciniamo un materiale sullo snodo della lampada.
selezioniamo tutti gli oggetti escluso l'interruttore. Con Shift premuto selezioniamo di nuovo lo snodo lampada in modo che sia selezionato per ultimo e quindi l'oggetto attivo. Premiamo Ctrl L e scegliamo Link Materials. Premiamo H per oscurare la selezione. Trasciniamo sull'interruttore un materiale nero. Premiamo Alt H per visualizzare tutti gli oggetti. Abbiamo applicato tre materiali diversi alla nostra lampada. Ora aggiungiamo un piano per la scena. Ne scegliamo uno espandendo il menu e scegliendo Assets Plane. Abilitiamo Object and Collection. Ne scegliamo uno e lo trasciniamo nella scena. Per posizionarlo correttamente premiamo Shift più S e scegliamo Selection to Cursor. L'ultima cosa che ci serve è un set di luci. Dal menu scegliamo Assets Lights e ne trasciniamo uno. Premiamo Shift più S e scegliamo Selection to Cursor. Premiamo il tasto 0 per entrare nella vista camera. In alto troviamo le icone Viewport Shading. Possiamo scegliere tra Wireframe, Solid, Preview e Rendered. Chiaramente ci serve l'ultima. Tenendo premuto il tasto centrale del mouse, posizioniamo la vista agendo eventualmente anche sullo zoom, ruotando la rotella del mouse o CTRL più tasto centrale premuti e trascinati. Dal menu Render scegliamo Render Image o premiamo il tasto F12. Terminato il rendering, dal menu Image scegliamo Save o con la scorciatoia CTRL S. Diamo un nome al file e scegliamo una directory a piacere. Abbiamo in pochi e semplici passaggi ottenuto un rendering di qualità fotografica senza la necessità di particolari conoscenze tecniche. Per questo video è tutto. Nella descrizione di ogni video troverete il link per scaricare l'indice degli argomenti trattati. Nel prossimo video analizzeremo le opportunità offerte dal software per migliorare la qualità e avvicinarsi il più possibile alle proprie esigenze di rendering. Ti aspetto!